Ciao a tutti quanti, bentornati su Canale Buffera TV, sono sempre il vostro Season. Oggi vi porto la recensione, finalmente tra l'altro, di Shang-Chi e la leggenda degli Dieci Anelli. Ho appena finito di vedere a casa per vedere appunto il film e posso confermare con assoluta certezza che è un film veramente bello. Finalmente un cast di film della Marvel fatto bene dopo Avengers Endgame, dopo Spider-Man Far From Home, perché paradossalmente Black Widow, insomma, tra il fatto che era un prequel, tra il fatto che... Scusate un attimo... Tra il fatto che non era un film troppo chissà che cosa voleva fare. Certo, Shang-Chi non è un capolavoro, non eclama a far niente. È soltanto un buon film in intrattenimento, con delle scene molto fatte bene. E ci sono molte citazioni alla Foresta dei Pugnali Volanti, film tanto Shang-Chi anche come citazioni. Quindi, paradossalmente... è un film veramente fatto bene. Simu Liu nei panni di Shang-Chi non mi è dispiaciuto, anche se nel trailer mi sembrava molto poco carismatico. Invece devo dire che tutto sommato non se l'ha cavata male. Il mandarino, interpretato da Tony Ewa, è anche lui è stato molto bravo. Poi ritorna anche Ben Gibson nei panni di Travis, che praticamente era il falso mandarino di Iron Man 3, l'attore. E che era una sorpresa, perché era stato vociferata la sua presenza, però nessuno l'aveva mai confermata, quindi sono tenuti a tenerlo bello nascosto. I trailer dei film Marvel riescono a sapere tutto quanto nascosto, quindi perfettamente bilanciato. Poi, Awkwafina, penso l'ho pronunciato giusto, che interpreta Katie, l'amica di Shang-Chi. Poi abbiamo un altro cast non troppo conosciuto, però che comunque si sta. Paradossalmente... è un film veramente accattivante. Sono 2 ore e 10 di intrattenimento, sono 2 scene post-credit, mi raccomando. Una dopo i primi titoli di coda con il logo e l'altra alla fine di tutti quanti i titoli di coda. Quindi non lasciate la sala. Non ci saranno spoiler in questa recensione, quindi andate tranquilli, non ne farò. Perché magari qualcuno ancora deve vedere il film. Magari poi più avanti ne parleremo meglio un po'. La prima scena post-credit posso solo dirvi che mi è piaciuta molto bene. Ecco, se ho trovato un difetto di Shang-Chi... non è uno spoiler, ve lo posso dire questo. Nel trailer compare Abominio. Ecco, quella scena diciamo che dura quanto il trailer, magari 4-5 secondi in più. Ecco, Abominio. Finito. Mi dispiace perché cacchio, cioè, fa tornare Abominio e Wong per una scena, anche se comunque Wong dopo, senza avere troppi spoiler, diciamo che nella parte finale della post-credit ha un ruolo Wong. E senza entrare dopo nei dettagli, comunque mi è piaciuto vedere Abominio trattato così, nel senso, certo lo ritroveremo nella serie di She-Hulk, però io pensavo che lo esistessero un po' meglio Abominio, però vabbè, tutto sommato è un difetto che può anche spassare in sordina, perché tanto comunque il film è spettacolare, c'è una battaglia fantasy verso la parte finale che è bellissima. È bellissima, è coreografata da Dio proprio, è coreografata benissimo. Non ho mai visto un film Marvel così tanto ben coreografato. Infatti, Eternals sarà un grande film coreografato da porca miseria, se il trailer veramente siamo un cazzo di capolavoro Eternals. Se è proprio delle coreografie, beh, comunque là se la regista Chloe Zhao, che ha vinto l'Oscar con Nomadland, e ha questi paesaggi, queste coreografie bellissime. Shang-Chi ha una coreografia molto spettacolare nelle scene di combattimento action, e anche nella parte finale appunto dove c'è la battaglia al villaggio. È una cosa veramente fantastica, perché il film è un Jackie Chan, arti marziali, poi nell'ultima parte diventa un film completamente fantasy. E mi è piaciuto un sacco questa cosa. Kevin Feige continua a mantenere la promessa che dicevano che quella fase 4 avrebbero sperimentato con i propri prodotti, infatti stanno sperimentando. Ora Eternals diciamo che esplorerà un po' il lato cosmico dell'MCU, dopo che l'ha fatto anche Guardiani della Galassia e Captain Marvel. E poi Spider-Man No Way Home sarà il primo vero film concreto che introdurrà il multiverso, che avrà il multiverso, dopo ovviamente What If, ma What If è una serie animata, quindi anche se è canonica, comunque non abbiamo visto il multiverso in chiave live action adesso nei film al cinema, nell'MCU, quindi Spider-Man No Way Home sarà il primo film che punterà su questa cosa. Quindi per quello dico che Shang-Chi è stato un buon esperimento che secondo me è riuscito molto bene, non è, ripeto, un capolavoro, non vuole far niente, vuole soltanto intrattenere e divertire, e si riesce, perché comunque ci sono anche delle battute da parte di Katie, che è la spalla comica del film, che veramente sono fantastiche.
sono fantastiche. C'è un piccolo riferimento anche a Game of Thrones, l'ultima parte, anche se non viene detto, comunque si capisce chiaramente un riferimento. È bellissimo. Ragazzi, io sono rimasto veramente scioccato da questo film, veramente fatto bene. Dopo Endgame non ho visto un prodotto della Marvel che sia stato fatto bene. Finalmente sono tornati in linea, perché Black Widow, ripeto, era un film, sì, carino, ma dopo un po' mi stavo anche rompendo le balle. Perché comunque l'ho trovato anche abbastanza noiosetto. Black Widow. Questo invece ha delle scene action. Ecco, Black Widow ha delle scene action che alcuni non si capisce che cacchio succede. Qua invece è tutto ben coreografato. Ci sono delle scene action veramente veloci, in movimento, però comunque più o meno si capisce i combattimenti. E nella parte finale si capisce tutto. Non si bisogna di andare a fissare i punti dello schermo per capire che sta succedendo. Si capisce tutto quanto nella parte finale. Quindi, per quello, insomma, questo film può piacere come non può piacere. Infatti, vedo che alcuni l'hanno apprezzato, altri un po' di meno. Ecco, forse per punto della parte fantasy incastrata. Ma ragazzi, è normale, stiamo andando a esplorare nuovi confini della Marvel. Quindi, ovviamente, è normale che vogliono introdurre nuova roba. Ricordiamoci che arriveranno anche le cose soprannaturali tra un po', perché arriverà Blade, arriverà Doctor Strange del Multiverse of Madness, ci saranno i demoni dimensionali. E Shang-Chi si perde la sua piccola fetta, ma è comunque un fantasy cinese. È un fantasy cinese, rispecchia esattamente la cultura dei cinesi e dei giapponesi, diciamo. E su quello si sono costruiti veramente bene le basi, perché comunque non è un film che secondo me è da buttare nel dimenticatoio. Anzi, adesso che arriverà su Disney Plus per me fino a ottobre, me lo riguarderò perché assolutamente merita la mia attenzione. Mentre Black Widow, sì, l'ho visto una volta al cinema, un'altra volta giusto per ridare un'occhiata e poi non lo guarderò mai più. Black Widow, non lo riguarderò mai più. A meno che non devo fare una maratona dei film dell'MCU, a quel punto me lo riguardo, però dubito che lo riguarderò Black Widow, perché non è un film che purtroppo mi è entrato dentro, mi è rimasto. Un po' come lo era Iron Man 3. Io direi che mi ha voto per Shang-Chi comunque un bel 8. Noi ci vediamo al prossimo video recensione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Qui tutto alla stessa non può fare TV. Noi siamo al prossimo video della selezione, un massimo pubblico di tutti quanti i social e ovviamente cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui video e contenuti e like che porteremo sul canale. Andate insieme a vedere Shang-Chi perché è un film che sta meritando un botto e grazie ai suoi incassi Eternals sono le rilasso di Disney Plus e i film vengono anche anticipati come per Venom e le distribuzioni vanno avanti e quindi No Way Home non verrà spostato, cosa che nessuno vuole. Ciao!